Buongiorno a tutti, amici di Doppia Fezione. Oggi siamo al Salone di Ginevra. Bellissimo. Allora, siamo per entrare. Per arrivare qui ci ho messo 3 ore e mezza, sono partito alle 4. Sono arrivato qui alle 7 e mezza, perché non c'era un cazzarola di nessuno per strada, perché erano alle 4. Adesso stiamo per entrare, quindi godetevi il video. Arrivare qui di mattina e non avere nessuno davanti ai coglioni, bellissimo. Ho cambiato macchina, che ne dite? No, comunque, oltre agli scherzi, è bellissimo. Non c'è nessuno in coda per le macchine, per entrare dentro le macchine, è fighissimo. Poi c'è sta Jaguar che è un botto comodo. Questo non me lo aspettavo. C'è il padiglione Liberty Walk. C'è veramente il padiglione Liberty Walk, allora non è una leggenda, è bellissima questa cosa. Allora, in questo momento siamo di nuovo alla Liberty Walk, però vicino c'è la StarTech, no? Ok, e ho preso una penna dallo stand. Finalmente uscita la Supra nuova. È bellissima. Veramente bello, però la Supra vecchia ancora, cioè, non si batte, mi spiace. Stiamo salendo. Credo di essere al 40%. Oh mio Dio. La prima cosa che vedo, cos'è? Aston Martin. È un culo, però vabbè. Allora, siamo al padiglione Seat Cupra, perché adesso sono due cose differenti. Adesso ci stiamo spostando in Volkswagen. Ho comprato un souvenir, cioè un portachiavi del Clio. E adesso niente. Andiamo nella parte oscura del salone, dove ci saranno solo, cioè, le tipo 3/4 di salone ho fatto. Adesso andiamo nella parte in cui ci metterò 6 ore a girarlo. Perché? Perché la Lamborghini, l'Audi e la BMW, la Porsche, ce ne sono un po'. Però io in questo momento credo che andrò alla Hyundai, perché ci sono meno persone. La Porsche indenne e adesso sono all'Audi e anche qui è una cosa un po' impossibile da passare, più o meno, sempre meno della Lamborghini, che la tengo per ultima solo perché non ci posso per fare un cazzo. Allora, un aggiornamento, siamo di nuovo a Volkswagen e sono le 11:10 e ho finito completamente di girarmi in stand solo per le foto. Ora cercherò di entrare nelle auto un po' più decenti, diciamo, come posso dire, non so, il Megane RS che mi interessa molto. Focus RS ci sono già entrato entrando. O anche magari Golf GT, non so, qualcosa del genere, per vedere anche gli interni. E adesso però mi siedo un attimo perché sono sfinito, sono svegliato alle 4 del mattino, immaginate un po' voi. Niente, in questo momento sono alla Cupra, anche questa può rientrarci. Che spese? Sì. E boh.
non testare proprio in pista, però fare qualche bella ripresa negli interni, no? Avete appena visto, era un Focus RS agli interni, che lasciano un po' di desiderare ovviamente, perché hanno puntato più sul motore ovviamente, e quindi niente. Ora, Megane RS. Niente, i miei progetti finiscono prima di iniziare. E comunque quelle che avete visto prima erano la Clio RS e la Megane RS. Praticamente il mio progetto era far dire alle persone, barra alle commesse, non so come si possono definire qui, vabbè, quelle che ti fanno vedere la macchina, ti fanno vedere il depliant e tutto, fare dire iscrivetevi a doppia frizione. Peccato che nessuno ha voglia, perché ovviamente si sono già rotte il cazzo al terzo giorno. Subaru, la Stelvio, quadri foglio me la faccio dopo, me ne parlo dopo, e in questo momento non so cosa fare veramente, perché Volkswagen sì, potrei andarci, però per andare a vedere T-Roc, che va bene, è una cosa che mi interessava. Ah, è vero, c'è la Seat. Adesso vado in Seat. Fatta. Ora. Non so dove andare. Non so sinceramente dove andare. Volkswagen. Vediamo se c'è qualcosa. Sì, perché poi Skoda non c'è niente di che. Bentley è chiuso, Lamborghini è chiuso. Audi c'è troppa gente, Hyundai non è che ci sia così tanto, non c'è nemmeno la Veloster quest'anno, stranamente. Tutto il resto è chiuso, quindi mi rimane che fare la Volkswagen, che magari entro in un GT nuovo, e poi posso andare all'Alfa, e vi dico, sono Luna, e Luna neanche. E ora sono in Skoda, ma non è che ci sia molto, cioè nel senso, l'ho già provata comunque, e quindi direi che possiamo tornare all'Alfa, che è giù al primo stand praticamente. Ok, ora esco un attimo a prendere una boccata d'aria, perché veramente sto a morire. E non so, magari mi piglio un panino. Costa solo 15 euro qua in Svizzera, quindi. No, adesso peccato, devo capire cosa fare, perché le ho fatte tutte. Ho fatto una cazzata che la Ford ha fatto. Allora, per farvi capire. L'ho fatto d'apertura laterale, e non capisco questa cosa. Perché dovresti fare d'apertura laterale se sei in un parcheggio piccolino e magari hai dietro uno? Cioè, così devi mettere per forza, devi fare per forza manovra. Non potevi rimanere come prima e boom. Ah, tra l'altro, le manette non sono ancora andate via di moda. Queste qui sono del Panda, altro che Fiesta. Ah, per carità.
Ok, allora direi che il giro che ci siamo fatto, a voi vi ho fatto vedere un po' di roba. E io comunque adesso ritorno a casa, che ritorno a casa a meno di un'ora decente. E boh, questo vlog e buona visione con gli altri video.